È chiaro che chiunque vincerà le elezioni, chiunque governerà, dovrà per forza rivedere e rimodulare le fandonie che si può eliminare, credo che siano le solite promesse elettorali. Qui dobbiamo dire la verità agli italiani, va rimodulata, oggi è troppo pesante, vanno riviste anche i valori catastali che sono stati aumentati così automatica, virtualmente del 60%, invece vanno legati al vero valore immobiliare catastale degli immobili, in modo finalmente di poter rispondere concretamente al reale valore dell'immobile. Vanno fatte una serie di interventi, alcuni io li ho accennati nel mio intervento, non solo sulla prima casa, ma penso sull'invenduto e penso su tutti i settori dove l'immobile è utilizzato per produrre, cioè per fare occupazione, per fare lavoro, non possono essere considerati come una seconda casa improduttiva. Ma serve che i principi che noi abbiamo inserito, semplificazione, riduzione dei passaggi burocratici, tempi stretti e soprattutto una certa liberalità dal punto di vista della possibilità di fare, possa diventare una legge nazionale cornice che sia in grado di poter davvero avviare, come è stato richiesto anche dall'organizzazione che ha organizzato l'incontro di oggi, una vera riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, cioè recuperare il dismesso, recuperare, fare i cambi di destinazione d'uso in modo diretto senza lungaggini di varianti urbanistiche, fare e agevolare anche fiscalmente le operazioni di demolizione e ricostruzione. Una legge nazionale cornice, riprendendo questi principi, può davvero riaprire un nuovo sistema culturale di intervento nel settore urbanistico edilizio e soprattutto anche dare una risposta ambientale, perché noi abbiamo un patrimonio edilizio vecchio, fortemente superato, che ha bisogno di interventi sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, sulla bioarchitettura, e quindi la riqualificazione, e quindi la demolizione e ricostruzione possono dare questa opportunità. Beh, intanto sulla spending review bisogna passare dalla spending review di taglio lineare ad un taglio mirato. Bisogna davvero eliminare le province, cosa di cui nel 2008 tutti i partiti avevano scritto nel proprio programma elettorale, invece non è stato fatto e si è impedito da parte di PD e PDL anche di arrivare all'accorpamento delle province, che era un primo passo di riorganizzazione del corpaccione dello Stato. Poi bisogna abolire tutta una serie di enti inutili intermedi che esistono, le comunità montane, i consorzi di bonifica e tante altre realtà che sono solo complicazioni della vita della gente, cioè semplificare significa anche ridurre fortemente in qualche modo il costo della pubblica amministrazione. Meno burocrazia, meno enti. Io credo che già questo, se si riuscirà a fare nei primi 6 mesi della prossima legislatura, può essere un primo passaggio per ridurre complessivamente. Poi è chiaro che ci sono sprechi, ci sono ruberie, ci sono sistemi che vanno rivisti complessivamente e sistemi di controllo che vanno accelerati, facendo quindi una spending review che sia mirata e sia davvero mirata agli sprechi e ad una profonda riorganizzazione del corpo dello Stato. Per quanto riguarda le dismissioni, il tema se ne parla da tanti anni e poi di fatto si è riuscito a fare poco. Il tema è legato alla possibilità di valorizzare questi beni in maniera veloce e non con meccanismi burocratici che hanno bisogno di molti anni per poter valorizzare questi beni. Quindi bisogna assolutamente fare norme di semplificazione anche qui che consentano, attraverso l'individuazione di questi beni, un'automatica valorizzazione dello stesso, in modo da poterlo mettere con gare pubbliche all'interno di una valorizzazione complessiva, anche con gare aperte all'estero che consentono di portare investitori esteri anche ad investire nel nostro paese. Quindi il tema della semplificazione, il tema della riorganizzazione del corpo dello Stato e degli enti locali è il tema su cui credo bisognerà lavorare prioritariamente in una logica di riorganizzazione complessiva dello Stato.